tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa bellissima maglia che io ho deciso di chiamare maglia Sun. Per poterla realizzare ho utilizzato un filato che non avevo mai lavorato prima, ossia il filato della DMC che si chiama 100% Baby Cotton. L'ho adorato, si lavora veramente benissimo ed è veramente molto bello. Il colore che ho usato io è questo, che è un giallo paglierino, sembra molto più acceso ma in realtà è molto più delicato dal vivo, e voglio farvi vedere anche gli altri colori che ci sono a disposizione. In questo momento ve ne faccio vedere solo altri tre, ma sul sito Filati Elsa ne trovate tantissimi altri. Abbiamo questo lilla, questo che è un altro colore un po' sul lilla, tendente un po' al bordeaux, non so neanche bene come definirlo, o abbiamo il viola, ma ce ne sono veramente molti altri. Ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 110 metri. Io ho lavorato con l'uncinetto del 4,5 e per poter realizzare questa maglia ho utilizzato 350 grammi. Per una taglia L vi consiglio 400-450 grammi, a seconda di quanto dovete farla larga, a seconda del seno che avete, perché sul seno giustamente avete una taglia diversa, quindi se siete una taglia M ma avete un seno abbondante vi consiglio 450 grammi. Per una taglia L vi consiglio 500-550 grammi. Come sempre in descrizione vi lascio il link al sito Filati Elsa, da cui acquistare il mio stesso filato anche negli altri colori. Parliamo della maglietta, si parte da sotto e sotto, come potete vedere, ho scelto un punto più forato, mentre sopra riprendiamo comunque il punto sotto ma lo facciamo molto più chiuso. Questo perché io voglio poter indossare questa maglietta anche quando vado in piscina o al mare, quindi sotto solo col costume, però non volevo troppo trasparente, perché poi se voglio andare al bar a fare un aperitivo e restare anche la sera, volevo comunque qualcosa di non appunto troppo trasparente, ed è per questo che per la parte superiore ho usato un punto molto più chiuso. Per quanto riguarda poi la parte ancora più in alto, sono andata a fare le spalline sul davanti, ma dietro, come potete vedere, la lavorazione è tutt'unica, in modo tale da avere lo scollo solo su davanti. È un tipo di maglia che io adoro tantissimo in estate perché è quella che sfrutto maggiormente, e naturalmente, per chi se lo possa, se lo stesse già chiedendo, potete benissimo fare questa maglia più lunga e trasformarla quindi in un bel vestitino a tubino o come anche un copricostume. Per la parte di sotto si vanno a ripetere due giri, per la parte di sopra è sempre un solo giro, e nel tutorial naturalmente vi dico tranquillamente come fare. È una lavorazione semplicissima e la creazione si realizza in veramente pochissimo tempo. Quindi, come sempre, se desiderate realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare. Oppure, come sempre, potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra maglia io ho deciso di lavorare il filato della DMC 100% Baby Cotton, che è questo gomitolo da 50 grammi che misura 106 metri. Lavorerò nel colore giallo, ma come vedete qui ci sono anche altri due colori che trovo anche questi perfetti per poter realizzare una bella maglia stile un po' romantico con questi colori. Io invece ho optato per il giallo perché voglio una maglia solare, quindi con un colore bello estivo. Lavorerò con un uncinetto del 3,5, ho montato 144 catenelle e la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, per una taglia M andate ad aumentare almeno 4 motivi in più, per una taglia L 8 motivi in più. Ricordatevi sempre di andare a prendere comunque la misura o del seno o della vostra fianchi per capire quante catenelle andare a mettere per raggiungere la circonferenza necessaria. Io, come vi ho detto, ho montato 144 catenelle e possiamo andare a fare il nostro primo giro, che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 2 catenelle di separazione, una e due. Prendo il filo, rientro nella stessa catenella di base e vado a fare una maglia alta. Salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a realizzare 3 maglie alte non chiuse. Quindi una, prendo il filo, rientro 2, prendo il filo, rientro 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme. Catenella di separazione. Prendo il filo, rientro sempre nella stessa catenella di base e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse. Una, rientro 2, rientro 3. Chiudo le 3 maglie alte insieme, salto 3 catenelle e ricomincio da capo. Quindi entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta.
prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e di nuovo da fare 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, salto 3 catenelle e ricomincio da capo, quindi entro di nuovo nella quarta e lo facciamo un'ultima volta insieme, entro nella quarta e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle di separazione, rientro un'altra maglia alta, prendo il filo, salto 3 catenelle, entro nella quarta e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, 1, 2 e 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, salto 3 catenelle, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il primo giro. Sto terminando il mio primo giro, ho fatto l'ultimo ventaglio formato da 2 gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme separati da una catenella, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Secondo giro, con una maglia bassissima vado all'interno dell'archetto di 2 catenelle e vado a realizzare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, 1, 2, 3. 2 catenelle di separazione, 1 e 2, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, vado nell'archetto di una catenella del ventaglio e di nuovo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta e ricomincio da capo, quindi vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, vado nell'archetto di una catenella e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Devo fare questo quindi per tutto il secondo giro, ripeto ancora una volta, vado nell'archetto di 2 catenelle e realizzo una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Vado nell'archetto di una catenella, una e vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta. Continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, vado a fare una maglia bassissima all'interno della terza catenella. Bene, adesso si ricomincia dal primo giro che vi faccio vedere avendo una base diversa rispetto a quando avevamo le catenelle di separazione. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare all'altezza sotto al seno. Da sotto al seno cambieremo punto e ne faremo uno più compatto. Quindi andiamo a fare una maglia bassissima per trovarci all'interno dell'archetto di 2 catenelle e andiamo a fare 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta. 2 catenelle di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare un'altra maglia alta, prendo il filo, vado nell'archetto di 2 catenelle successiva e vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, una, rientro 2, rientro 3, chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro e vado a fare di nuovo 3 maglie alte non chiuse, una, 2 e 3 e chiudo le 3 maglie alte insieme e si ricomincia da capo, quindi vado a fare una maglia alta, 2 catenelle, rientro un'altra maglia alta, archetto di 2 catenelle successiva, andiamo a fare le nostre 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme, catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte non chiuse e le chiudiamo insieme. Quindi ripeto, andremo a fare questi due giri fino ad arrivare all'altezza sotto al seno e poi vi farò vedere come cambiare punto.
Allora, ho ripetuto i due giri per 13 volte, più sono andata a ripetere il primo giro e adesso cambio punto. Questo è fino ad altezza del sotto al seno, quindi ripeto, ho ripetuto il giro 13 volte e poi sono andata a rifare il primo giro. E a questo punto vi faccio vedere come cambiamo il punto, che in realtà è semplicissimo perché è molto simile a quello sotto. Quindi andiamo soltanto a fare una lavorazione più chiusa, quindi meno forata, e ripeto, io sto partendo adesso sotto al seno, quindi continuo per adesso a lavorare in giri di tutto tondo. Mi vado ad agganciare sempre con una maglia bassissima nell'archetto di 2 catenelle, vado a fare le prime 2 catenelle che sono mia prima maglia alta non chiusa, rientro dentro e vado a fare altre 2 maglie alte non chiuse, una e due. Chiudo le 3 maglie alte insieme, catenella di separazione, rientro dentro all'archetto e di nuovo vado a fare 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme e vado direttamente nell'archetto di una separazione tra i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme e vado a fare di nuovo la stessa cosa, quindi 3 maglie alte non chiuse, una, due e tre. Le chiudo insieme, catenella di separazione, prendo il filo, rientro e vado a fare 3 maglie alte non chiuse, una, due e tre. Chiudo le 3 maglie alte insieme e ricomincio da capo, vado nell'archetto 2 catenelle e di nuovo vado a fare le mie 3 maglie alte non chiuse, quindi una, due, tre, le chiudo insieme, catenella di separazione, rientro altre 3 maglie alte non chiuse, una, due e tre, e le chiudo insieme. Quindi vado a fare questo per tutto il giro ed è il giro che andrò sempre a ripetere, quindi termineremo con una maglia chiusa, con una maglia bassissima, e di nuovo andremo a fare in ogni archetto di una catenella i due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, e lavoreremo questo fin sopra il seno, quindi poi per mettere gli scalfi. Mi raccomando, se avete un seno grosso e dovete andare ad allargare la lavorazione, avete due modi di fare. Se dovete allargare di un poco, quindi non tantissimo, andate a cambiare l'uncinetto, invece che il 3,5 andate a lavorare con il 4. Se invece avete bisogno di allargare un po' di più, allora oltre a cambiare, o non cambiate l'uncinetto e andate a fare una catenella di separazione ogni due gruppi, quindi qui fate i due gruppi chiusi insieme e poi andate a fare una catenella di separazione. Se dovete allargare di molto perché rispetto alla vita voi avete un seno molto abbondante, allora oltre a cambiare l'uncinetto fate anche la catenella di separazione. In questo modo la lavorazione si allarga, però non è forata come la parte di sotto, quindi comunque è abbastanza coprente, e avete potete così allargare la vostra lavorazione sul seno. Io adesso quindi lavorerò sempre questo giro fino ad arrivare sopra il seno, vi dirò naturalmente quante volte sono andata a ripetere il giro e poi andremo a vedere come dividere la parte dietro dalla parte avanti. Dunque, ho ripetuto il giro per 8 volte, quindi vedete, ho fatto il primo giro, ne ho fatto in ogni archetto i miei due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, e poi sono andata a ripetere sempre lo stesso giro per 8 volte, quindi sono arrivata ad altezza sopra il seno. Adesso andiamo a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori io sono andata a metterli mettendo 18 gruppi di 2 maglie di 3 maglie alte chiuse insieme, dei due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme sul davanti e 18 dietro, perché ne ho un totale di 36. Mi raccomando, per chi ce li ha dispari, quello dispari va sempre sul davanti, ma in realtà non dovreste averlo perché noi siamo partiti su multiplo pari, quindi dovreste avere sempre un numero pari. Quindi mi raccomando, quel 18 io ne ho messi avanti, 18 ho messo dietro, chi ha montato più maglie ne avrà più di più da mettere avanti e da mettere dietro. Adesso lavoreremo un giro di andata e ritorno, io farò ancora un giro uguale a questo, quindi lavorerò sempre il mio giro facendo i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme, e naturalmente adesso vi faccio vedere come terminare il giro e cominciare il successivo, nel giro successivo ritornerò a lavorare questo punto e lo lavorerò però per metà, perché voglio uno scollo quadrato. Perché faccio questo giro in più sempre tutto così a punto chiuso? Perché sono così posso indossare
anche un top a fascia senza che il top esca fuori. Per questo preferisco fare uno, forse anche due se uno ha un seno molto grosso. Adesso provando con uno vedo come va, magari ne faccio due. Comunque non vi preoccupate, vi faccio vedere, vi spiego tutto man mano che procedo. Quindi dicevo, adesso andiamo a fare sempre questo giro. Quindi io sono già all'interno del mio archetto di una catenella, quindi vado a lavorare normalmente il mio giro, quindi vado sempre a fare le 3 maglie alte che chiudo insieme la catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte non chiuse che poi chiudo insieme. Quindi vado a lavorare così fino ad arrivare al marcatore. Arrivato al marcatore vi farò vedere come continuare. Allora, ho terminato il primo giro, vedete qui ho il marcatore, questo è il mio ultimo gruppo di due, il mio ultimo ventaglio formato da due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Adesso mi giro alla lavorazione. Ho ricambiato idea, non lavorerò il punto sotto, ma continuerò a lavorare il punto chiuso, perché ho deciso quindi di fare la metà sopra tutta di un punto e la metà sotto tutta di un altro punto, invece di alternare. Preferisco fare un po' più uguale la lavorazione sopra. Però adesso non lavorerò per tutta la lunghezza sul davanti, ma lavorerò soltanto per 5 dei miei motivi, quindi 5 dei miei ventagli. Quindi io mi giro con la lavorazione, vado con una maglia bassissima all'interno dell'archetto di una catenella e di nuovo vado a lavorare manualmente il mio ventaglio. Quindi vado a fare i miei due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme, separati da una catenella. Però lavorerò soltanto per 5 ventagli, poi girerò nuovamente la lavorazione e andrò a lavorare di nuovo sui 5 ventagli, in modo da avanti da avere le mie spalline, mentre dietro lavoreremo sempre tutto un pezzo, quindi tutti i giri di andata e ritorno, in modo tale appunto da avere solo sul davanti lo scollo quadrato, mentre dietro abbiamo la lavorazione normale. L'unica cosa, io adesso continuerò a lavorare questo giro fino ad arrivare all'altezza delle spalle e mi raccomando, dovremo fare la stessa cosa naturalmente nella parte avanti anche di qua, lavorando per 5 ventagli. Per una taglia più grande, visto che avrete sicuramente messo più maglie rispetto a me, più catenelle all'inizio rispetto a me, invece di 5 andate a lavorare per 6 ventagli, ma potete anche lavorare per più ventagli, dipende da quanto volete largo il vostro scollo quadrato. Io lo voglio abbastanza quadrato, scusatemi, abbastanza grande. Quindi lavorerò appunto soltanto su 5 ventagli. Quindi sto al 3, vado a fare il mio quarto ventaglio, formato sempre, come vi ho detto, dai due gruppi di 3 maglie alte chiuse insieme. Alla fine ho cambiato idea, non lo volevo fare forato anche sopra, ma lo lascio così appunto con il punto chiuso. Quindi eccomi qua, sono arrivata al mio ultimo ventaglio facendo, come vi ho detto, i due gruppi di 3 maglie alte chiusi insieme. Ne ho fatti 5, quindi mi giro con la lavorazione in questa maniera e di nuovo vado a fare una maglia bassissima e vado a fare il mio ventaglio. E continuo a lavorare così fino ad arrivare all'altezza delle spalle. Naturalmente vi farò sapere quante volte ho ripetuto il giro prima di arrivare all'altezza delle spalle. E come vi ho detto, andrò a fare poi la stessa cosa anche da quest'altro lato, mentre dietro lavorerò sempre lo stesso numero di giri, ma non farò le spalline, lavorerò sempre fino ad arrivare all'altezza in giri che vanno da un marcatore all'altro. Ho terminato di fare la mia parte avanti e dietro della maglia, ossia le spalline e la parte dietro. Ho lavorato un totale di 9 giri, quindi compreso il giro iniziale più le spalline che dove vi ricordo ho lavorato per 5 ventagli, ho lavorato 9 giri di spalline più quello intero, quindi 10. E come vedete dietro ho fatto i miei 10 giri andando da destra verso sinistra senza fare le spalline. Quindi non farò alcun tipo di bordo qui nel mio scollo, lo lascerò così com'è.